Buongiorno a tutti. Oggi è martedì 1 settembre e parliamo di analisi ciclica evoluta su DAX e FTSE MIB. Iniziamo però dal FTSE MIB. Allora, su questo minimo si è andato a chiudere il sesto T-3 che ha reso ribassista un T-2 e che quindi ha permesso la teorica chiusura non soltanto di un T-settimanale ma anche di un bisettimanale. Lo dico per sicurezza perché vi volevo far capire quanta poca forza abbiamo mai sul FTSE MIB, perché da quando siamo entrati nell'accumulo abbiamo continuato piano piano progressivamente a scendere. E attenzione, perché anche per quanto riguarda il ritracciamento di Fibonacci, con l'essere arrivati qui siamo andati oltre il 75% di ritracciamento, e quindi il nostro ciclo, che potrebbe o no dar vita a un secondo T più 1, sempre da questo minimo, caspita, di smalto ne ha perso, appunto, non è più rialzista ma è soltanto più laterale. Altra cosa, siamo ancora in death cross. Il death cross ha portato un tentativo di rimbalzo ieri sopra le medie mobili, ma shortandole, come avevo segnalato, si sarebbe portata a casa un bel gain. In più, altra cosa, continuiamo a essere sotto la media mobile. Allora, vero che qui può essersi tranquillamente chiuso il nostro terzo T settimanale. Bisogna vedere che cosa faranno gli Stati Uniti, che non hanno ancora la condizione per la chiusura del T più 1 attuale. Per cui, in guardia, se eventualmente proveranno ad esserci rimbalzi verso quest'area, quella dei 19.880 orientativamente, della media mobile a 50 periodi in rosso piuttosto che del livello inferiore della Kumo, vediamo se terranno, ok? Anche perché, guardate, questa candela già di rimbalzo, per ora è vero che è la prima candela di apertura della giornata, però non è proprio bellissima come cosa. Altra cosa da andare a vedere: l'inverso è arrivato a 1, 2, 3, 4 con raccordo inverso, 5, e il nostro quinto T inverso può essersi o chiuso qui a 23 barre serenamente, oppure dovrà provare a fare un rimbalzo in concomitanza alla partenza del settimo T-3 per poi ritornare a spingere, anche perché questa è una spinta fortissima oltre i massimi fatti dal quarto T-3 inverso. Ciò significa che da qui può essere partito, appunto, non soltanto un quarto T-3, un quinto T-3 inverso, ma anche un nuovo T-1 inverso, che può spingere per oltre un inverso giornaliero, almeno altri due in tre tempi. Per cui, in questo periodo, in questo momento, il mio suggerimento è: tornate eventualmente a valutare con la metodologia della ciclica evoluta, non con altre, di shortare i top, ok? Se non ci saranno i presupposti, non saranno da shortare, ma se ci sono, e chi mi segue sa quali sono i presupposti operativi a parte gli swing inversi, assolutamente shortare i top. Passiamo al DAX. Per quanto riguarda il DAX, situazione molto simile. Abbiamo che, se non mi ricordo male, qui abbiamo fatto, sì, qui abbiamo avuto un terzo T-3 inverso senza la problematica relativa al raccordo. Dalle ore 11 è partito il quarto T-3 inverso, eccolo qua, che sta andando a chiudere. Anche in questo caso può serenamente aver già chiuso qui a 22 barre, e da qui può star partendo il quinto, viceversa al contrario, ma qui, come vedete, la forza è estremamente più alta. Non siamo andati a chiudere nessun gap up del 24 di agosto e, come vedete, c'è una buona distanza da quello che è il minimo. Però, ripeto, 1, siamo in golden cross, 2, potrebbe non bastare
il sesto T-3 per chiudere appunto il nostro T settimanale. E altra cosa importante, siamo soltanto al quarto T inverso, quarto T-3 inverso. A mio avviso, questo può essere estremamente ancora per adesso considerato un raccordo, per cui avremo bisogno comunque di 2 giorni di discesa, ovvero di spinta ancora del T inverso, eventualmente partito da qui, se poi il mercato non vorrà costringerci a prendere atto che in realtà è partito da qua. Ma questo sembra proprio un bel raccordo inverso, ne ha tutte le caratteristiche proprio, ok? Per cui mi raccomando, anche in questo caso, dato che siamo sotto l'ECUMO, siamo sotto le medie mobili, eccetera, valutate sempre eventualmente degli short, dei top. D'accordo? Vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una splendida, splendida giornata. Perché? Perché se vi programmate splendide giornate costantemente, le avrete come me. Buona giornata a tutti.